andare in bicicletta al lavoro è davvero di moda. La mobilità non è soltanto più l'auto, ma è trasporto pubblico, ma è sharing mobility e quindi tutte le forme che prendono piede nelle nostre città e che hanno come obiettivo appunto la riduzione delle emissioni di CO2. Automotive, mobilità leggera, ciclomotori, infrastrutture e trasporti. Blue Experience dal 9 all'11 giugno sul lungomare Caracciolo di Napoli è il nuovo punto di riferimento per la mobilità sostenibile, dedicato a un pubblico attento al cambiamento e sensibile alle tematiche climatiche del pianeta. Si potranno conoscere le novità di prodotti e servizi della mobilità elettrica e scoprire i nuovi scenari della decarbonizzazione dei trasporti. Nella vasta area espositiva ci saranno auto elettriche, e-bike a pedalata assistita, scooter elettrici, sharing mobility, servizi di ricarica e soluzioni smart di trasporto pubblico e privato. Abbiamo una nuova location per Blue Experience, che è il lungomare Caracciolo, che insomma è per eccellenza, secondo me, un posto ormai della mobilità sostenibile di tutti i napoletani, dove tutti vanno in bici, a piedi, pattini, monopattini, per cui è l'emblema ormai della mobilità sostenibile. Ma avrà anche convegni e incontri che spiegheranno perfettamente, insomma, di cosa si parla e quale sarà poi il futuro, anche il futuro della nostra città. Il futuro della città, anche dal punto di vista urbanistico, dipende dalla qualità dei trasporti, certo a partire indubbiamente dalle metropolitane, che possono poi essere anche una grande riqualificazione di aree periferiche, ma poi attorno alle stazioni ci devono essere dei micro hub in cui tutti i tipi di mobilità sostenibile fanno coprire distanza più breve, anche perché poi Napoli è una città che deve aspirare anche a grandissime pedonalizzazioni, molte ZTL lo può fare solo quando i trasporti rapidi di massa, le metropolitane e poi tutto il contorno di mobilità sostenibile raggiungeranno livelli di elevata affidabilità. Quando, spero nel 2025, ci apriremo la stazione Capodichino, saremo l'unica città d'Italia, forse al mondo, che con una sola linea c'ha aeroporto, stazione, porto, policlinico, università, quindi insomma puntiamo a mantenere e a migliorare, ma devo dire che ha retto a questo flusso di turismo così grande.